Ragazzi, buon godot e bentornati nel finale di Enotria, mamma mia! La cosa divertente di questo video, ragazzi, è che rispetto al video numero 4, quello dove si è rotto Enotria, se così vogliamo dire, sono passate quasi 2 settimane. In quel video avevamo promesso che avrei ripreso un altro personaggio, lo avrei riportato esattamente nello stesso punto, infatti ho sconfitto il boss poco fa, e finalmente possiamo andare nell'ultima area di Enotria, che non ho visto di fatto perché ci volevo andare l'altra volta e mi si è spaccato tutto, incredibile. La cosa divertente è che probabilmente voi vedrete questi video una settimana, quindi quando voi vedete questo video qua sembrerà che ho fatto tutto in poco tempo, per realtà vi giuro ragazzi sono minimo 2 settimane, perché io quel video l'ho registrato a fine maggio e questo lo sto registrando il 14 giugno, quindi pensate voi, ci ho messo parecchio perché con tutti gli altri video che devo fare, quando c'avevo un punto libero mi giocavo un pochino Enotria. E vi devo dire una cosa, è un gioco completamente diverso. Ragazzi, dimenticate il vecchio Enotria. Avevo ragione nell'altro video quando ho detto che lo stavano aggiornando, e forse proprio quell'aggiornarlo, mentre lo giocavo, me l'aveva rotta la vecchia demo. Forse siamo più livellati, perché adesso siamo 21, 20, 12, 12, quell'altro mi sa che eravamo 18, 20, non mi ricordo. Comunque forse abbiamo qualche livellino in più. Le due stesse armi dell'altra volta, questa più 3 e quella più 2. Poi, prima novità, ci sono delle nuove off-end. Vi ricordate che c'era soltanto questa qui? Adesso hanno aggiunto la Erden Stone e la Indago Tear. E questa è una delle tante feature, ragazzi, vi giuro. Io mi sono messo questa che mi aiuta un pochino con i danni fisici. Hanno migliorato la velocità del cambiamento delle maschere. Hanno migliorato la velocità dell'uso degli oggetti. Hanno migliorato l'uso delle passive. Hanno migliorato l'uso delle maschere. Hanno messo oggetti, hanno messo poteri, hanno messo abilità, hanno messo perks, hanno messo tutto. A livello di gameplay, i danni, sottolineo i danni, delle creature fino a questo punto, compreso il boss, meno potenti della prima demo, che da una parte è una cosa positiva. Ora vedremo nell'ultima area come sarà, però non l'ho giocata, quindi non vi posso dire com'era prima. Però di fatto le creature fanno meno danno. Poi, noi facciamo più danno, questa cosa l'ho notata, e non è per colpa delle armi, faccio vedere. Cioè, non lo facevo neanche con l'altro personaggio, ste stragi, capito? Il boss non l'ho ucciso con gli attacchi in salto questa volta, l'ho ucciso sinceramente più R1 Smash, perché appunto lui ci faceva molto meno danno e quindi riuscivo a tankare qualche colpo, qualche parry, e l'abbiamo eliminato facilmente. Poi, per quanto riguarda le maschere, l'altra volta, evidentemente mi si era buggata già da dopo la boss fight, io non avevo la maschera del boss, ve la faccio vedere, eccola, questa qui, che è molto bella, e la sua passiva è che fai più danno ma ne prendi di più, che ovviamente nel caso nostro non la useremo mai, quindi noi rimarremo sempre con la nostra adorata maschera, questa qui. Hanno aggiunto la X per quanto riguarda le armi che non le puoi usare, per credo per livello di statistiche. C'è questa abilità qui che non esisteva nella vecchia demo, puoi evocare delle sfere di vis che colpiscono i nemici, che è anche figa, però è lentissima da fare. Gli aspetti ho messo aspetto fortitude per avere un pochino più di vita, però pure questi forse li hanno aggiornati. Questa qui è una cosa che non ho capito, c'è la possibilità di sbloccare queste maschere, vedi? 72 su 100, io questo non l'ho fatto, questo 77 su 200, però io non so se è possibile farmarle o no, perché queste qui ad esempio me la droppano il Lumberjack, ma il Lumberjack non me le spawnano, quindi secondo me queste le hanno lasciate come idea, nel gioco futuro ci saranno, ma per adesso non le puoi fare. Stessa cosa questa. Finalmente ragazzi possiamo andare avanti. Allora, abbiamo eliminato il boss, ho aperto semplicemente la porta, sus. Sono curioso ragazzi, perché un minimo ci ho preso più la mano rispetto anche all'altra volta. Qui c'è un tizio sus che ci farà del male fisico. Questi sono fortissimi, quindi mi preoccupa un po' quest'area, proprio perché, vedi, riusciamo pure a tankare meglio, ragazzi, rispetto alla vecchia demo, eh. Questo ci aveva distrutto l'altra volta. Ah, perfetto. Droppano la Efestite Fragment, molto bene. E poi avevo aperto questo falò qui, quindi, ragazzi, da qui in poi si ritorna nel mood della vecchia run, ok, amici? Ho un'oretta di tempo, però in caso lo continuo la prossima volta, ragazzi, questo al 99% sarà l'ultimo video di Enotria. Tra l'altro ne approfitto per ringraziarvi per il supporto nei video di Enotria e negli shorts incredibili. Appena ho fatto i complimenti alla demo, adesso sta di nuovo laggando, ragazzi, non è un buon segno, però vabbè, dai, siamo positivi. Ah, e tu chi sei, amico? Ecco, lui usa l'attacco che io ho dall'inizio della demo, nella nuova demo. Ah, ok. Ok, questi sono sus. Vabbè, però vedete che fanno meno danno, ragazzi? Non c'è partita. Non c'è veramente partita, ragazzi, rispetto ai danni che facevano prima, eh. Continuo a dire che l'arma mia preferita sia, come al solito, la spadina corta, eh. Ok, questi fanno l'esplosione sus. Ok.
Ho usato pure le armi ultrapesanti, ragazzi, ma non c'è partita. Secondo me le armi leggere per adesso sono proprio un alto livello. Ah, mi hanno fatto l'acquatone. Due di questi, eh. Funziona la tecnica, secondo voi, del colpire attraverso il muro? No, purtroppo no. Loro lo possono fare, io no. Questo è andato. Allora, lui è un po' sus. Ora lo colpiremo appena smetti di evocare le sue amiche sferette. Ora. No. Meno male che gli abbiamo rotto l'equilibrio. E muori. Sicuramente è utile il fatto che abbiamo trovato il più uno delle pozioncine. Quello sicuramente è una cosa sus. Ah, altra cosa! Night Monolith. Avete visto? Non bisogna più premere A per prendere gli oggetti, ragazzi. Basta passarli vicino e te li prendi in automatico, ragazzi. Altra piccola feature nuova. Un'altra arma. Questa mi sa di colossale, ragazzi. Inutile dirvelo. Colossal Greatsword, ragazzi. È praticamente una lapide. Ma qui c'è dell'esplorazione ignorante, eh? No, non siamo morti. Ok, GG. Pensavo di essere morto male. Posso pararla? No, ho provato a pararla, ragazzi. Cioè, volevo provare. Va bene. Qui stiamo scendendo in una brutta strada. Va bene. Ah, ok. Abbiamo trovato un falò. Ok, andiamo qui. Ok. Eccolo, simpaticone. Eccolo qua. No, è carino il fatto che non devi più premere A in continuazione per prendere gli oggetti, ma basta che li passi vicino. Questa è una cosa simpatica. Ah, amici. Che bella sorpresa. Mamma mia. Che stecche, ragazzi. L'armonia sap, diceva, è molto utile perché, ragazzi, è tipo Bloodborne, ci permette di prendere un sacco di vita e ci permette di fare scambi di colpi molto violenti. Poi l'hanno potenziata tantissimo, eh. Vedi, siamo di nuovo full vita. Utilissimo, veramente. Soprattutto quando ci sono tanti nemici così sus. Ecco qua. Molto bene. Ok, ce ne stavamo in cima. Apriamo questo. Respiro d'oltre vita. Ok. C'era pure un altro di respiro sus. Oh no. Ok. Loro credo siano dei nemici che hanno nerfato di più. Veramente, ragazzi, rispetto a quando li combattevamo l'altra volta, fanno veramente molto meno danno. No, devo fare riposta a questo, grazie. Ok. Ah, mi ha droppato. Ah, trappolona. Ok. Ok, questo è morto. No, non credo lo farai, fratello. Ok. Molto bene. Martyr Regret. Ok, una spada molto figa, dal design almeno. E una broken maiolica. Questa potrebbe essere una spada corta, magari? Vabbè, la vediamo dopo. Ah, mi tirano le bombe di vista. Ma tu guarda questi birbantoni. Ok. Ah, abbiamo fatto il giro. Carino. Non la possiamo usare. È una long sword. Ok, riposiamoci qua. Quindi possiamo aprire questa adesso, deduco. Sì. Ok, va bene. Molto bene. Facciamo un livellino, mi sa. Allora. Funeral una flamberga funeraria, tipo. Pure queste sono armi fighissime, ma deduco non le possiamo usare. Queste sono armi che secondo me scalano in qualche statistica sus che per adesso non abbiamo. Oh no. Ah, ma che bella sorpresa, amici. No, 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 ti prego, attacca, ti prego. Ok. Ah, mi ha droppato il cubetto. Ok. Ma hanno lo stesso moveset di quello grosso, del boss. Ok. Ok, va bene. Lì c'è un oggetto sus che però prenderei dopo. Vorrei arrivare al falò. Ah, ok, stiamo andando sempre sopra. Gli ho periato qualcosa. Sarebbe stato carino se con lo stomp gli interrompevo le magie, però magari era troppo rotto. Sì, sarebbe stato probabilmente troppo rotto se gli rompevo l'equilibrio magico.
con uno stomp sus. Ok, to the crimson. Ok, apriamo questa. Ma dai, ma sto girando come un passero da mezz'ora. È vero, perché ho trovato la chiave. Guarda chi c'è qui. Un altro dei nostri amici. Ok, abbiamo incastrato. Eh sì. Ok. Shred of Caravaggio. Harmonium. Spicy. Ah, meno male che mi stanno droppando i cubetti, ragazzi. Vogliono che mi potenzio l'arma, eh. Non promette bene questa cosa, ve lo dico, eh. La spadina più 4 si fa sentire. Mi sa che da qui arriviamo a quel falò misterioso, eh. Ah, fregato. Perfetto. Eh sì, ragazzi, finalmente ci siamo. Ok. Questo è andato. Pure questo è andato. No, non cadiamo adesso, vi prego. Fatemi arrivare lì. Vermiglio fragment. Oh, eccoci qua. Buttiamo giù questa. Mi puzza di boss fight incredibile qua, no? Ma questa è la fine della demo, eh? Ah, vabbè, un altro di questi sacerdoti più forte. Vabbè, wow. Ah, è letteralmente il tizio della maschera. Ok, figo. Maya. Quindi Maya è tipo la divinità del bis, più o meno. Ok. Figo che c'ha tre maschere. Molto figo il design di sto coso. Un arrivo in ritardo. Carino. Figo lui. Vabbè, è un mega stregone praticamente. Ah, secondo me quanto danno faremo a questa creatura? Ah, capisco. Capisco, amici. Ai ai ai, caramba. Capisco. Allora, non li facciamo granché, però. Io ipotizzo. Ah, li posso perriare i colpi. Ok. Ok, vabbè, dai, secondo me si può fare, dai, non è. Primo try. Posso perriare le sferette una per una? Carino che gli puoi perriare le sferette. Ma posso usare il trucco che ho usato con quell'altro? Oppure questo è un po' più forte, mi sa di no, però, eh. Proviamo un po'. Sì. Ah, lo potrei stannare a vita così. Vabbè, si potrebbe fare. Potrei fargli attacchi in salto all'infinito fin quando non crepa. Eh sì. Vabbè, buono a sapersi. Non lo so. Si potrebbe fare come dico io, però ci metterei veramente tanto tempo, ve lo dico, eh. Ci metterei veramente tanto tempo. Allora, ragazzi, il piano è questo. Io porto su questa spada qui, che di fatto dovrebbe avvelenare. C'è pure scritto nella descrizione, ma io non capisco quanto ci mette a avvelenare. Due colpi. Tre colpi. Ah no, vedi che avvelena. Avvelena, vedi? Ripeto, voi non vedrete probabilmente niente di tutto questo. Io farmerò un po' di questi disgraziati. Cercherò di portare su l'arma pesante almeno più 3. E proveremo a sconfiggerlo in quel modo. Mi sembra l'unica idea ragionevole. Adesso voi avreste dovuto vedere il mio tentativo finale contro quel boss sus stregone. E invece vi beccate un povero Zoel depresso e triste. Perché quella parte lì probabilmente non la vedrete mai. E voi direte perché? Semplicissimo. Cosa vi dissi in quel video lì? Che io ci provavo una volta contro quel boss. Era tardi. Non ce l'avrei mai fatta. Ci provo la volta dopo che vengo in ufficio. Benissimo, oggi è quel giorno, apro Steam e Notria si è aggiornato di nuovo e mi ha riresettato i personaggi. Sarà anche colpa mia che purtroppo non riesco a prendermi un tempo fisso per registrare solo Notria, ma non è neanche normale che è la seconda volta che mi si resetta per colpa di un aggiornamento nella demo che io non posso impedire, perché io apro Steam e automaticamente mi aggiorna Notria, non riesco a dirgli no, non me lo aggiornare.
metti che volessi giocare un po' più tempo su questa demo, devo aver paura che si aggiorna perché mi riresetta il personaggio di nuovo. Non ce la posso fare, ragazzi, ve lo dico con tutto l'amore del mondo. Penso che stavolta sia veramente la fine, perché io non so, a parte che adesso capirai, se prima ho fatto fatica a ritornare a quel punto su Enotri, adesso che sto a metà giugno, quando sto facendo questa clip incredibile, ho impegni incredibili, devo uscire il DLC di Elden Ring, esce l'espansione di Palward, devo fare gli episodi extra di Dark Deception, probabilmente, ragazzi, l'esperienza demo di Enotria è finita così. Io non credo, questa volta fisicamente, di riuscire a rigiocarmi tutta la demo, riprendere tutti gli oggetti, riportare sulle armi, riportare sul personaggio, ritornare a quel boss, che tra l'altro non è che ho capito tanto, perché ho fatto un tentativo, e poi ho detto, vabbè dai, gli faccio gli attacchi in salto in continuazione e lo purgo. Magari c'è un'altra fase, c'ha tre fasi, non lo so. Lo vedete il salvataggio numero 2? Quello sotto era il primo storico che mi ha resettato, infatti ci avevo 12 ore. Questo qui c'ha 3 ore. Questo qui era, vedi, Church of Maya, era la chiesa dove era il boss vermiglio, no? Guardate, ragazzi, io lo premo. Tutto buggato, tutti gli oggetti rimessi. Io ci ho messo tutto il gol del mondo. Spero abbiate apprezzato il fatto che me lo sono rigiocato tutto un'altra volta, papapà. Però la terza volta non gliela posso fare, ragazzi. Finisce così la nostra esperienza sulla demo di Enotria. Si conclude che siamo arrivati a quello che era sicuramente il boss finale. L'avrei ammazzata al 100%, ragazzi, perché mi mettevo così statico, fermo, attacco un salto, colpo pesante, attacco un salto, colpo pesante, l'avrei ammazzato sicuramente. Ci avrei messo tipo 50 minuti, ma l'avrei accoppato sicuramente. Quindi io mando il godo anche al gruppo di ragazzi di Enotria, incredibile. Enotria, che godo sia con te, cerca di migliorare quelle cosine sus e vediamo come va quando uscirà il gioco incredibile. Ragazzi, che cazzo con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video.